vediamo oggi di affrontare le equazioni di secondo grado che intervengono in un campo vastissimo di problemi. Uno per esempio è quello legato al moto uniformemente accelerato che abbiamo appena visto in fisica. Se ho la legge oraria del moto uniformemente accelerato, questa è un'espressione di secondo grado. Se devo invertire il problema, cioè trovare a che epoca, cioè a quale tempo un oggetto in moto uniformemente accelerato si trova in una determinata posizione, devo affrontare un'equazione di secondo grado, perché la legge oraria di secondo grado, quindi c'è t alla seconda, è un'espressione in t alla seconda che devo risolvere. Ok? In generale le equazioni di secondo grado si presentano in questo modo. Ho un trinomio di secondo grado nell'incognita x, cioè un polinomio dove x al massimo appare alla seconda potenza, posto uguale a 0. Qui i termini in x e senza x possono anche non esserci. Cioè, quello che è essenziale è il primo affinché di n sia di secondo grado, quindi l'unico vincolo qui è che a non sia 0. Se a non è 0, l'equazione di secondo grado. Se a può essere 0, non è detto che l'equazione di secondo grado. Quindi questo vale sempre. Questa condizione vale ogni volta che tratteremo i problemi di secondo grado. Ok, prego. Perché se fosse 0 non sarebbe più di primo grado, di secondo grado sarebbe di primo. E noi non vogliamo fare di nuovo quello di primo grado, l'abbiamo già fatto. Adesso basta, passiamo ad altro. Ok? Cominciamo con un caso molto semplice. Se riscrivo questa espressione, allora risolvere questa espressione significa trovare quali sono i valori della x che elevati al quadrato danno 4. Okay. Questa è un'equazione di secondo grado perché c'è x alla seconda. Okay. E ho due possibili soluzioni. Ho sia 2 che meno 2. Qui è sufficiente fare che cosa? Fare l'operazione inversa della potenza. Qui x vale più o meno la radice di 4, cioè 2. In questo caso, attenzione, l'equazione ha soluzioni, ma le soluzioni sono due, diversamente da quello che abbiamo visto quando l'equazione di primo grado, se l'equazione era risolubile, aveva quante soluzioni? Una. Qui, se l'equazione di secondo grado ha soluzioni, al massimo sono due. Potrebbe però anche non averne. Considerate questa. Quali sono i numeri che elevati al quadrato ti danno meno 4? Nessuno. Qui x non appartiene ai numeri reali. Ci sono numeri reali il cui quadrato è un numero negativo. Quindi questa equazione in R è impossibile. Per risolverla ho bisogno di un numero di un insieme, un campo di esistenza più basso sui numeri complessi che però non abbiamo tempo di trattare. Ho bisogno di un'unità immaginaria, non perché stimolino la fantasia, odio anche sì, stimolano la fantasia. Okay? Io sono qualcosa di, che va oltre i numeri reali. Però, ripeto, non avremo tempo di farlo. Vediamo un altro caso semplice. Anche questa è un'equazione di secondo grado.
perché c'è X alla seconda. Okay. Questa, mentre la prima era sufficiente prendere il quadrato, la radice a destra e a sinistra, qui non posso fare, oddio, se lo faccio non guadagno niente, perché anche se spostassi 2x a destra, avrei x a destra e a sinistra, anche se prendo la radice non guadagno nulla, perché la radice di x è comunque un'incognita. Quindi risolvo il problema fattorizzando. Se raccolgo la x, quindi scompongo il trinomio a sinistra in un prodotto di due o più fattori, qui posso utilizzare la legge di annullamento del prodotto. Ho due fattori moltiplicati tra di loro e il risultato è 0 se è 0 o il primo fattore, x uguale a 0, oppure il secondo, x più 2 uguale a 0, che mi dà x uguale a meno 2. Quindi ho le due soluzioni, 0 e meno 2. Ripeto, prima come al solito semplicemente prendendo la radice, questa la risolviamo fattorizzando, per esempio. Okay. Sono casi particolari. Anche qui ho due soluzioni, una è 0, l'altra è meno 2. Ok? Vediamo anche questa. Se ho x meno 4 tutta la seconda uguale a 0, questa anche è un'equazione di secondo grado. Quindi non mi conviene sviluppare il quadrato. Mi conviene piuttosto prendere la radice a destra e a sinistra. La radice di 0 è sempre 0, quindi ho x meno 4 uguale a 0, x uguale a 4. Questa in realtà, anche se non si vede, è una soluzione doppia che conta per due. Perché? Perché posso vedere la stessa cosa in quest'altro modo. X meno 4 alla seconda è come se fosse x meno 4 per x meno 4 uguale a 0. Quindi se annullo la prima parentesi ho x uguale a 4, se annullo la seconda ho di nuovo la stessa soluzione. In realtà vale doppio. X meno 4 alla seconda è x meno 4 per x meno 4. Se uso qui la legge del annullamento del prodotto, ho una soluzione quando annullo la prima parentesi e ho una soluzione quando annullo la seconda parentesi. E in questo caso le due soluzioni coincidono, però in realtà contano per due. Ok? Ho una soluzione doppia, perché è legata a un quadrato. Mentre nel caso di prima no, nel caso precedente ognuna contava per uno, perché questo è di primo grado e questo è di primo grado e sono due numeri diversi, e sono soluzioni semplici. Ok? E se fosse così, qual è quel numero che la cui differenza con 4 elevato alla seconda fa 9? 7. C'è chi dice 7, c'è chi dice anche? Facciamo solo 7. 7 oppure o meno 3. No,
1 è 7, certo, perché 7 meno 4 fa 3, la seconda 9. È l'unica possibilità. 1. 1 meno 4 fa meno 3, ma la seconda fa sempre più 9. Quindi ho due possibilità anche questa volta. Come faccio ad arrivarci? Beh, come vi ho fatto prima, posso prendere radice quadrata a destra e a sinistra. E ho x meno 4 uguale a più o meno radice di 3, e di 9, cioè più 3 e meno 3. Se x meno 4 è 3, vuol dire che x è 7. Se x meno 4 è meno 3, vuol dire che x è 1. E ho le mie due soluzioni. Proviamo questa. Che ne dite di questa? Il termine senza x, cioè, x quindi però è mettiamo x da una parte è di questo tipo, ok? Questa si chiama equazione completa. Se oltre che a uguale a 0 anche b è diverso da 0 e c è diverso da 0, ed è il caso nostro. Qui posso spostare il 5 a destra, prende la radice, però dopo cosa fattorizza? Non c'è nessuna legge che mi dice che il prodotto di due numeri deve essere 5. Ovviamente il prodotto vale se a destra ho 0 e non 5. Quindi quello non mi aiuta. Ma non posso spostare le x da una parte, il 5 dall'altra, e poi fattorizzare le x. Sì, ma non mi è nessun aiuto. Anche se fattorizzo le x, non me ne faccio niente, perché non c'è nessuna legge dell'algebra che ti dica qual è la condizione affinché il prodotto di due termini faccia 5. Ma e quindi cosa sarebbe potuto fare questo? Riflettiamo. La radice quadrata sì, però che cosa ottengo? Se faccio la radice, questo non è un quadrato. Fattorizzo. Sì, raccolgo. E che cosa ottengo? Se faccio la radice, anche se lo faccio, se sposto il 5 a destra, la radice di x alla seconda meno 4x non è semplificabile, perché non è vero che la radice della somma è la somma delle radici. Non ci guadagno niente. L'ideale sarebbe arrivare a un'espressione del genere, avere un quadrato a sinistra e uno a destra. Qui lo posso fare. Sì? Perché questo è il quadrato di x, sì. Questo è un doppio prodotto tra x e qua. No, no, e meno 2. Ah, ok, sì, no, quindi questo potrei scriverlo come x meno 2 alla seconda, però mi manca un pezzo. Qui se fosse un quadrato dovrebbe esserci che cosa? Più 4. Invece ho meno 5.
siccome qui dentro c'è già un più 4, possiamo fare meno 6. Attenzione, questo è x alla seconda meno 4x più 4. Se scrivo questo rispetto a questi due, è come se avessi aggiunto un 4. Ma affinché questa espressione sia identica a questa, avendo aggiunto un 4, devo anche toglierlo. E poi ho il meno 5. Ma meno 4 meno 5 fa? Meno 9. Meno 9. Adesso sì, posso spostare il 9 a destra e ottengo x meno 2 alla seconda uguale a 9. Quindi x meno 2 è uguale a più o meno 3 e quindi x è uguale a 3 più 2 che è 5 oppure 2 meno 3 che è meno 1. Due soluzioni sono 5 e meno 1. Può tornare all'immediato? Certo. Questo posso sempre farlo. No. Può tornare una slide l'ultima. Certo. Posso sempre fare in modo che l'equazione sia scrivibile in questo modo, cioè come un quadrato più qualcos'altro uguale a zero. No, sì. Posso anche farlo, ma non ho comunque la garanzia che sia risolubile. Se ad esempio mi veniva x meno 2 alla seconda uguale a meno 9, ciccia, non era risolubile. Però l'idea è chiara cosa c'è sotto. Questa tecnica, cioè scrivere le x come parti di un quadrato, è tutto ciò che avanza, tutto ciò che non fa parte del quadrato lo sposto a destra e poi prendo la radice, si chiama legge di completamento del quadrato. Cioè faccio in modo che i primi due termini, quello con x alla seconda e quello con x, facciano parte di un quadrato, da cui il nome lì. Tecnica o regola del completamento del quadrato. Qui l'abbiamo fatto per un esempio, okay. Adesso lo facciamo in generale, cioè per qualunque equazione. Siete pronti? Dimmi. Scusi, puoi ripetere la definizione di equazione completa che avevo dato? L'equazione è completa se in essa figurano tutti i termini, cioè non solo A è diverso da zero, ma anche B è diverso da zero e C è diverso da zero, cioè se c'è sia questo termine che questo, che questo. Questa è in forma normale. Normale o canonica o standard che dir si voglia. Cioè, questa scrittura con inclusa questa condizione. Se no non è di secondo grado. Se anche B e C sono diversi da zero, la chiamo completa. Torniamo quindi all'equazione completa. In generale, A x alla seconda più B più C è uguale a zero, con A diverso da zero. Questa condizione deve valere sempre, attenzione. Ok? Allora, vi chiedo un po' di concentrazione perché i passi che facciamo non sono difficili, perché non sono altro che quello che abbiamo appena fatto, che usare i numeri, usiamo le lettere. Okay. Se non capite, alzate la mano e mi chiedete. Però ripeto, in realtà è una ripetizione di quanto abbiamo appena fatto, d'accordo? Allora, se A non è 0, posso dividere tutto per A. Così ho x alla seconda che è un quadrato tondo tondo. A non so se è un quadrato, so solo che non è 0, potrebbe anche essere negativo.
divido per A. Lo posso fare perché non è 0. Questo sono autorizzato a farlo. Se lo faccio, ho questo diviso A, mi rimane x alla seconda. Poi ho B fratto A x e C fratto A. È uguale a 0. Per 0 diviso A fa sempre 0. Ok? Fin qua ci siamo? Dopodiché, con l'idea che i primi due termini voglio scriverli in modo che siano parte di un quadrato, col primo sono già a posto, col secondo non del tutto, perché questo dovrebbe essere un doppio prodotto, quindi mi serve un 2 da qualche parte. Allora cosa faccio? Posso moltiplicare e dividere per 2, legge di proprietà invariantiva delle frazioni, che posso scrivere x alla seconda più 2 volte b su 2a x più c su a uguale a 0. Ho moltiplicato e diviso per 2, non è cambiato niente, posso sempre farlo. Come si chiama questa legge? Una frazione, se moltiplichi o dividi numeratore e denominatore per lo stesso numero, il valore della frazione non cambia, e quindi b su a ha lo stesso valore di 2b su 2a. Adesso sono a posto, quasi, perché i primi due termini sono il quadrato e il doppio prodotto di x e b su 2a. Per completare il prodotto mi manca il quadrato di b su 2a, che posso quindi aggiungerlo e toglierlo. Quindi mi rimane x alla seconda più 2 volte b fratto 2a x. Aggiungo il quadrato, b alla seconda su 4a alla seconda, lo tolgo, b alla seconda su 4a alla seconda, e poi ho c su a uguale a 0. Ho aggiunto e tolto il quadrato di questo termine. Ma è una cosa che si mette solo graficamente. Non c'è niente di grafico in questo, è tutto algebrico. Ma che senso ha metterlo e lo toglierlo? L'abbiamo appena visto, perché se no non posso formare il quadrato. Abbiamo aggiunto il 4 e tolto il 4 per formare il quadrato. È uguale. Quindi aggiungo questo termine perché è il quadrato di questo, e poi però devo anche toglierlo, se no cambio il valore dell'equazione. I primi tre termini mi danno il quadrato di x più b fratto 2a. Poi mi avanza meno b alla seconda su 4a alla seconda più c su a uguale a 0. Adesso sposto tutti i termini che non hanno la x a destra. E ottengo questa espressione. Le due frazioni a destra posso anche sommare, il mio comune multiplo è 4 alla seconda. Facciamo in modo di avere un termine solo. Queste due posso sommarle. Ok? E ottengo b alla seconda meno 4ac. Ho sommato le due frazioni. Adesso viene il meglio. Posso prendere la radice a destra e a sinistra. La radice di 4 alla seconda, siccome 4a alla seconda è un quadrato, scrivo semplicemente 2a. Lo porto fuori dalla radice. Mi manca solo un piccolo passaggio, il b su 2a va a destra,
Adesso le due frazioni hanno lo stesso denominatore, lo scrivo come una frazione sola. E ottengo, un istante solo, x è uguale meno b più o meno la radice di b alla seconda meno 4ac diviso 2 volte a. E questa è la formula risolutiva generale per tutte le equazioni di secondo grado. Non c'è equazione di secondo grado che ammetta soluzioni che non sia risolubile con questa. Ah, davvero? Come no? Momento. Mi hanno visto tornare indietro? Sì. Vado indietro di una? E giuro, sono arrivato fino alla fine, giuro. Ora. Esempio. Quando mi dite... C'è un'avvertenza però, questa espressione è sempre calcolabile. Non credo, no. No, perché? Se A è uguale a 0 si può fare. Il risultato è un numero reale se A diverso da 0, ma era già nella premessa iniziale. Per calcolare deve esistere la radice. Cioè le soluzioni sono reali se e solo se il radicando è non negativo. L'esistenza delle soluzioni è condizionata al fatto che ciò che c'è sotto radice non sia negativo. Quindi l'equazione è risolubile solo se quella grandezza, b alla seconda meno 4ac, è o positiva o nulla. Se è negativa non ci sono soluzioni, perché qua sotto mi darebbe un numero negativo. Questo numero è talmente importante da prendere un nome speciale. Gli diamo il nome di discriminante, che significa ciò che distingue un'equazione che ha soluzioni da una che non ne ha. E prende il simbolo delta maiuscolo. Delta vale b alla seconda meno 4ac. Ciò che distingue. Se delta è maggiore o uguale a 0, l'equazione ha soluzioni. Se il delta è negativo, l'equazione non ha soluzioni. Il delta discrimina, cioè distingue le equazioni che hanno soluzioni da quelle che non ne hanno. Se in un'equazione ha un delta negativo, non serve andare a applicare la legge, la formula risolutiva, perché non trovo soluzioni. Lo so già. Che dovrei trovare il delta di un numero negativo, prego. Ha detto che quindi il numero discriminante è ciò che distingue l'equazione. L'equazione che ha soluzioni da quella che non ne ha. Okay. Esempio. Torniamo alle equazioni di prima. X alla seconda meno 4x meno 5 uguale a 0. Questa è quella, la completa che avevamo usato prima. Se la confronto con ax alla seconda più bx più c uguale a 0, ne ottengo che a vale 1, b vale... Quanto è b? Meno 4. Meno 4. E c? Meno 5. Meno 5. Calcoliamo il delta. B alla seconda meno 4ac, che vale il quadrato di meno 4, meno 4 per a che è 1, per c che è meno 5. Quindi viene 16 più 20, 36.
è maggiore di 0. Ho soluzioni. Calcoliamo le soluzioni. Usando la formula risolutiva che abbiamo visto 5 minuti fa. E attenzione, vorrei che sia chiaro, vale la pena di concentrarsi su come otteniamo la formula risolutiva, perché quel procedimento, cioè la legge di completamento del quadrato, una volta vista, una volta poi non lo facciamo più, non serve più rifarlo ogni volta. Una volta che abbiamo capito come arriviamo alla soluzione, applichiamo solo la formula risolutiva e buona dose, ci risparmiamo un sacco di passaggi. Ok? Facendo la risoluzione generale abbiamo risolto una triplice infinità di soluzioni, un'infinità per il valore di A, un'infinità per il valore di B, un'infinità per il valore di C, infinito al cubo soluzioni. Non è uno scherzo. Il delta vale 36. La formula risolutiva dice meno B più o meno la radice del delta diviso due volte A. Allora B valeva meno 4, quindi meno B è 4, delta era 36 e A vale 1, quindi otteniamo 4 più o meno 6 mezzi, quindi quel segno più 4 e 6, 10 diviso 2 5, una soluzione 5, l'altra 4 meno 6 meno 1 diviso meno 2 diviso 2 meno 1. 5 meno 1. Andiamo a confrontare quanto ho ottenuto prima. 5 e meno 1. Ultimissimo esempio, giusto per concludere in bellezza. Nota bene. X alla seconda più X più 4 è un'equazione che non ha soluzioni, perché in questo caso A vale 1, B vale 1, C vale meno 4. Il delta vale 1 alla seconda meno 4 per 1 per meno 4, è più per più 4, scusate, vale 1 meno 16 meno 15, è negativo, non ci sono soluzioni, fine. Non faccio altro. Perché il delta negativo mi informa, non serve che fai nient'altro, perché questa non risolverai mai in campo reale. Perché è un delta negativo. Per oggi basta così.